Buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento di questo ciclo di incontri organizzato dal Museo Diocesano in collaborazione con Casa Testori e grazie al sostegno di G Group dedicato a Hopper, un artista per questo nostro tempo. Dopo Luigino Bruni e Andrea Dell'Asta, anche questa sera abbiamo un ospite davvero d'eccezione. Abbiamo con noi il professor Silvano Petrosino, che è filosofo, docente di teoria delle comunicazioni in Università Cattolica e il centro, insomma, della conversazione di questa sera sarà un'opera meravigliosa, un'altra opera meravigliosa di Hopper, questa volta Western Motel, un'opera del 1957. Lo scopo di tutti questi incontri online che stiamo proponendo è proprio, in questo caso specifico, di aiutarci attraverso l'arte a affrontare, a guardare la situazione strana che tutti noi stiamo vivendo ormai da un anno, in un altro modo. È una goccia nel mare, ci rendiamo conto, ma pensiamo che, tutti noi abbiamo bisogno di bellezza e l'arte in questo è uno strumento privilegiato. Come mai proprio Hopper? L'ho già detto nelle volte scorse, ma Hopper è stato usato, preso come simbolo di questo periodo di pandemia. Si è parlato di questo artista che guarda, si rinchiude in se stesso nelle sue stanze, e invece già negli altri due appuntamenti abbiamo visto che non è esattamente così, ma che Hopper è anzi un artista che ci permette di guardare molto più avanti. Ora io lascio la parola per un saluto a Chiara Violini, con la quale abbiamo iniziato questa collaborazione un anno fa, noi al Museo Diocesano e poi anche con Casa Testori, con Giuseppe Frangi. Chiara Violini è la responsabile all'interno di G Group di Contagi d'Arte, questa iniziativa meravigliosa di cui lei, penso, potrà dirci una parola. Chiara, lascio a te la parola e poi ripresenterò gli altri interlocutori. Grazie mille. Io vorrei essere sempre più breve, nel senso che G Group aderisce a questa vostra abilità con grande ammirazione e gratitudine perché con voi, con Nadia da una parte e con Giuseppe Frangi dall'altra, ci è stato possibile aprire tanto della nostra azienda, della nostra attività lavorativa a questa dimensione dell'arte che ci siamo resi conto essere molto nutriente e molto ispirante per tutto il nostro lavoro che compete ad altri ambiti che si occupa di servizi al mercato del lavoro. Noi però questo lo facciamo per dare prima di tutto un po' di respiro alle nostre persone, a noi stessi, e con questa occasione abbiamo potuto arrivare a questa bellissima pubblicazione che abbiamo fatto per Natale ideata da Giuseppe Frangi e che ci ha dato tanta soddisfazione e che anche stasera siamo felici di approfondire col professor Petrosino perché la sua riflessione in merito è stata altissima e perciò non voglio rubargli tempo. Grazie mille, buona serata. Grazie Chiara. E ora, come abbiamo fatto nel primo dei nostri incontri, chiederei a Giuseppe Frangi di entrare proprio nel vivo e di raccontarci, di aprirci uno squarcio dal punto di vista proprio storico-artistico su questo dipinto meraviglioso di Hopper, appunto Western Motel, prima di passare la parola al professor Petrosino. Eccoci, buonasera a tutti, grazie di questa possibilità, grazie al professor Petrosino, grazie a Nadia, grazie a Chiara. Diciamo che faccio una piccola introduzione proprio per collocare un po' storicamente l'opera su cui vediamo subito, anzi condividiamo subito lo schermo, così vediamo subito l'immagine. L'opera di cui il professor Silvano Petrosino ci parlerà questa sera, no? È un'opera del 1957, quindi rispetto a quelle che abbiamo visto nelle settimane scorse siamo andati un po' avanti nella cronologia, siamo sostanzialmente nell'ultima fase della vita di Hopper. Questa è una foto bellissima di Harold Newman di Hopper 1941, bellissima perché è proprio di fronte alla tela bianca e quindi alla sfida che lo attende, no? Questa è stata la prima opera che abbiamo affrontato
con il professor Luigino Bruni, Summertime, che era appunto il tema, era del 43, il tema che è stato affrontato è la donna sulla soglia, e Bruni aveva fatto proposto quasi una lettura quasi biblica, no, di questa immagine, paragonandola alla Sara che sta sulla soglia della tenda. Sara, moglie di Abramo, no? Quindi la sentinella. No? Questo invece è il quadro che abbiamo esaminato settimana scorsa con Andrea Dall'Asta, e anche qui è il quadro dominato da questa dimensione dell'attesa, che è stata paragonata a un luogo dove avviene, dove può avvenire un'annunciazione. No? Quindi anche la doppia stanza, che Andrea Dall'Asta ha giusto il titolo è Rooms in Baise Sì, quindi due stanze, e l'altra stanza, come avviene in tante iconografie dell'Annunciazione, è la stanza del talamo, del letto, che si vede sempre nello sfondo di tante Annunciazioni. E oggi invece siamo con questo quadro del 1957, e ci spostiamo geograficamente, nel senso che qui Hopper è in California, quindi stranamente un pittore che è sempre stato sulla costa est tra New York e Cape Cod, quindi tra il mare di Cape Cod e la situazione urbana di New York, lo troviamo invece in una dimensione abbastanza rara, cioè in questo viaggio in California, ovviamente il tema dell'hotel, del motel, quindi del viaggio, si è messo in viaggio come tanti americani, e rappresenta questa dimensione, che è una dimensione così connotata dell'identità americana, quella del muoversi, no? Infatti si vede la macchina, si vedono le valigie, ma dopo questi sono tutti i dettagli che sicuramente con il professor Petrosino andremo a esaminare. 1957, quindi è in California, si vede un paesaggio, il sole, guarda il tramonto del sole, non più l'alba, il sorgere del sole come avveniva con stando sulla costa est, si vedono delle colline e sono anni in cui la grandezza di Hopper è assolutamente consacrata, tant'è che nel dicembre 56 esce, cioè pochi mesi prima che lui dipinga quel quadro, esce la copertina di Time dedicata a lui. In realtà sono anni, anche oggi non ce ne accorgiamo, però sono realtà in cui la grandezza di Hopper è un po' messa in discussione, perché nel frattempo era sorto l'astro di Pollock, quindi di tutta l'action painting, di una pittura molto molto diversa da quella meditata e lenta di Hopper, no? Però vedete che comunque in questa America che si divide tra Pollock e Hopper non lo dimentica, e nel 56 appunto gli dedica questa copertina. Questa è un'immagine, come ho fatto vedere già un'altra volta, la moglie di Hopper, Josephine, tiene questo libro mastro dove vengono sostanzialmente descritti tutti i quadri che Hopper che realizza in maniera molto minuziosa, dando tutti i termini, le dimensioni, la tecnica usata, la data. Qui si deduce che appunto la scrittura è quella della moglie di Hopper, gennaio-febbraio 1957, quindi tutto preciso, dettaglio, e il disegno invece è fatto, un disegno è fatto a posteriori, cioè dopo aver fatto il quadro, Hopper lo ridisegna su questo libro mastro compilato dalla moglie. È molto interessante, perché il disegno è come portare l'idea che ha generato il quadro alla sua essenzialità, riproporne la sua essenzialità. L'essenzialità è appunto in questa luce bianca, che è sostanzialmente la carta lasciata tale, che assume una forza straordinaria anche già ancora nel disegno, no? Viene rimarcata molto anche in questo disegno. Questo è un altro quadro che Hopper fa durante questo viaggio, le colline californiane, ed è una declinazione di una tradizione pittorica molto forte nell'Ottocento americano, no? E quindi è un pittore che amava molto, ad esempio, che Hopper amava molto, era questo paesaggista che si chiama Albert Bistat, che aveva realizzato ovviamente montagne di sapore completamente diverso, però diciamo che il tema della vastità del paesaggio americano è qualcosa che comunque, anche se magari Hopper non lo rappresenta, ma lo evoca, lo lascia intendere, è sicuramente una dimensione molto importante nei suoi percorsi.
L'altro tema che di questo quadro è il tema degli hotel. Spesso l'hotel, come abbiamo detto, si viaggia in macchina, ci si ferma perché le dimensioni sono enormi, quindi i viaggi prendono più giornate, quindi la dimensione dell'hotel è una dimensione quindi è molto, molto normale nella vita americana, e quindi anche Hopper, che ama questa condizione, questa rappresentare la normalità, non andare fuori, e è molto costante nel rappresentare la situazione dell'albergo, dell'hotel. L'hotel, tra l'altro, è anche l'idea di transito, di passaggio, di attesa di altri luoghi, no? Questo è Hotel Room del 1931. Vedete come poi, tra l'altro, uno dei fattori, come passando gli anni, però Hopper è sempre molto costante dal punto di vista stilistico, le varianti stilistiche sono poche. Anche qui vedete la valigia, quindi elementi costanti che troviamo poi più di 20 anni dopo. Questo è Hotel Lobby 1943, quindi siamo nella hall dell'albergo, quindi però anche questa è la dimensione di un'attesa, di qualcosa che deve arrivare. Questo è 1952, quindi ci stiamo avvicinando alla data del nostro quadro. L'hotel di fronte alla ferrovia, infatti si vedono i binari della ferrovia, e sempre c'è questo elemento comunque decisivo della finestra, del guardar fuori, quindi la finestra come lo schermo che è sovradimensionata spesso, perché è difficile poi immaginare alberghi con finestre così grandi, no? Questo è un altro, 1955, proprio hotel, la finestra, il soggetto è proprio la finestra dell'albergo, di questa hall, no? Di questa donna ancora che qui sta aspettando, è in attesa di che qualcuno la passi a prendere, o di uscire o di andare, no? È in transito. E metto questo che è uno dei capolavori di Hopper, perché ancora una volta ci propone il tema della finestra, che vedremo è dominante in Motel Room. È un tema della finestra che assume una dimensione tale che diventa quasi uno schermo cinematografico. Si capisce perché la contaminazione tra pittura e cinema in Hopper sia così forte da aver contagiato tantissimi registi. Pensate che nel 1959, cioè 2 anni dopo il quadro che noi andremo a esaminare, Hitchcock gira Psycho e si ispira alla Casa lungo la ferrovia, che è un quadro del 1924 di Hopper. Quindi diciamo che il punto di contatto tra Hopper e il cinema è veramente strettissimo. Quindi adesso io qui chiudo questo mio percorso e passerei la parola appunto al professor Petrosino, rimarcando appunto questo quadro. Come vedete, veramente sembra uno schermo cinematografico, cioè che quindi come se in realtà appunto non c'è solo la finestra, ma c'è la proiezione di qualcosa che noi tutti dobbiamo immaginare, no? Quindi adesso io appunto passerei la parola a Silvano Petrosino, e torniamo dopo sulle immagini, lo lascio introdurre e poi tornerai sulle immagini del quadro. Sì, grazie Giuseppe. Ricordo che alla fine sarà possibile fare domande in chat, per ora la chat è chiusa, la apro alla fine dell'intervento del professore. Grazie professore, a lei. No, grazie, vi ringrazio, sono molto onorato di intervenire stasera, soprattutto per il tema dell'arte, perché almeno io penso questo, che dire uomo voglia sempre dire arte e religiosità, cioè dire uomo vuol dire arte e religiosità, cioè l'arte e il religioso, mi sembra, sono due luoghi in cui la verità dell'uomo emerge con chiarezza. Chiaramente questi due luoghi non a caso sono pieni di fantasmi, proiezioni, follia. Io continuo a dirlo che se ci sono luoghi dove i matti, che sono già tanti in generale, ma dove i matti crescono e si sviluppano, e sono esattamente il mondo dell'arte e il mondo religioso.
noi troviamo in questi due mondi un alto tasso di follia, di menzogna, di proiezioni, di falsità, ma al tempo stesso questi due luoghi sono dei luoghi in cui la verità dell'umano emerge con assoluta chiarezza, soprattutto quando abbiamo a che fare con veri artisti e con veri uomini religiosi, il che non è così semplice. Non è così semplice. Il vero artista non è, per esempio, un artista necessariamente di successo. Può essere anche sconosciuto, ma se è un vero artista, come per riguardo all'uomo religioso, e dopo spiego perché faccio questo confronto, proprio in relazione al quadro poi, perché faccio questa vicinanza, cos'è che avvicina queste due realtà? Allora, primo punto che volevo sottolineare. A me sembra che ogni vera arte, ogni vero artista sia realista. Ma anche qui, appena si dice così, poi bisogna fermarsi un attimo. Cioè, realista non vuol dire semplicemente ritrarre una banana come una banana. Bisogna intendersi bene, realista. Dico subito in negativo. Il negativo è questo, che un vero artista, a me sembra, un artista autentico, non ha mai come problema quello di esprimere qualcosa che ha dentro. Questa è una visione romantica, non so come dire, non so come mai questa cosa va così tanto, è piaciuta tantissimo questa. No, uno vuole esprimere, dice, ma perché tu fai il pittore o fai lo scultore? Dice, perché voglio esprimermi. Perché uno verrebbe a dire, se lo puoi evitare, meglio. Cioè, si ha una fiducia eccessiva in quello che uno ha dentro. Io ogni volta che sento parlare, guarda, vorrei tirar fuori quello che ho dentro, in genere tocco ferro, perché è meglio che quello che hai dentro lo lasci dentro. Non è così interessante che tu esprima quello che tu hai dentro. Questo lo fanno i bambini, fanno così, che vogliono dire la loro. Vogliono dire la loro. Io mi permetto di citare qui, perché tra l'altro è un passaggio in cui Giuseppe mi aveva richiamato l'attenzione, che è un passaggio di Rocco, Rocco, non so bene la pronuncia, il grande pittore americano, che ha avuto il vantaggio di scrivere anche molto, non solo di dipingere. E lui dice, non ho mai pensato che dipingere abbia niente a che vedere con l'espressione di sé. È una comunicazione sul mondo a qualcun altro. Ogni insegnamento incentrato sull'espressione di sé in arte è sbagliato. E a vedere piuttosto con la terapia. Giustissimo. Se ti vuoi esprimere, beh, vai all'analista. Conoscere se stessi è prezioso affinché il sé possa essere rimosso dal processo. Bellissimo. Insisto su questo punto perché è ancora diffusa l'idea secondo cui il processo stesso dell'espressione di sé comporti molti pregi, ma produrre un'opera d'arte è un'altra questione. Più chiaro di così. Questo senso realismo. Figurati se Dante si mette a scrivere quello che ha scritto per esprimere quello che sente dentro. O appunto, pittori di questo livello. È la realtà che appare, che si impone. E si deve dare testimonianza alla realtà. Ma qui inizia il problema. E perché? Per me questo è veramente il punto che mi ha interrogato molto, mi fa sempre pensare e riflettere. Che la realtà, nel momento in cui
viene investita dallo sguardo umano o abitata, che a me piace di più come termine, la realtà nel momento in cui viene abitata dall'umano, la realtà non è più semplicemente una presenza, qualcosa che è lì. Non è più semplicemente una presenza, qualcosa che è lì. Perché la presenza, nel momento in cui viene abitata, investita, illuminata dall'umano, rivela il tratto essenziale dell'umano. È chiaro che qui faccio una proposta, è quello che penso, e cioè, l'uomo è sempre qui, è sempre situato in un qui, come tutto ciò che esiste, l'uomo è sempre qui, ma al tempo stesso è sempre anche là. Non è mai riducibile. Questo è il concetto di presenza umana, che è una cosa strana, perché non è riducibile alla cosa che è lì. È sempre lì, noi siamo sempre qui, ma non siamo mai sempre solo qui. Siamo anche là, cioè, siamo là nei nostri sogni, nelle nostre aspettative, nelle nostre anche paure, nella nostra memoria, nella nostra speranza. Siamo sempre altrove. Formidabile per me questione. Perché il modo di interrogare in modo serio il concetto di presenza. La presenza non è semplicemente una cosa che è lì. Dove sei? Io ricordo su questo punto, Adamo, dopo aver mangiato la mela, alla domanda di Dio, Genesi 3:9, Adamo, dove sei? Adamo risponde, non indicando uno spazio, sono qui dietro l'albero, nel cespuglio, sono a destra, risponde indicando uno stato d'animo, sono qui, sono nella mia paura, nella mia vergogna, mi sono nascosto perché ho paura, perché ho vergogna. Allora, mi permetto di introdurre, perché dopo diventa più, mi sembra più semplice, mi permetto di introdurre un'altra categoria, che è la categoria sempre legata all'idea di presenza, di realismo, in quanto illuminato e abitato dall'uomo, che è la grande categoria della mancanza, dove però bisogna riflettere e non confondere la mancanza con l'assenza. La mancanza non è l'assenza. Non è semplicemente un buco. È bellissimo, per esempio, a livello affettivo, tu mi manchi. Nell'amore, tu mi manchi. Vi ricordo, non so se qualcuno di voi l'ha letto, Il messaggio dell'imperatore di Kafka, questo racconto strepitoso in cui l'imperatore manda un messaggio all'ultimo dei suoi sudditi, ma il messaggio, si capisce, non arriverà mai, ma Kafka dice che il suddito sul far della sera guarda la finestra dando vita ai suoi fantasmi, cioè alla sua attesa. È meraviglioso. Quell'uomo lì guarda la finestra in attesa del messaggio che non arriverà, si capisce, ma dando, quindi non è semplicemente, come dire, appunto, perché dà vita. Infatti gli studiosi su quel punto lì, sul finale del raccontino di Kafka, insistono che Kafka scelga il termine dà vita ai suoi fantasmi, nell'attesa
nell'attesa. Cioè il realismo serio, il realismo ad oltranza, per me vuol dire il realismo tout court, è un realismo che sa cogliere questa mancanza, che è nella forma oppure dell'attesa, della speranza, eccetera. Ora, arriviamo ad Hopper. Ma non c'è dubbio che da un certo punto di vista, a una visione superficiale dei quadri di Hopper, uno vede qualcosa di fermo, di statico. C'è qualcosa di fermo. Non è Van Gogh. Ma non è neanche, per quel poco che so, dell'ultimo Rembrandt, in cui è tutto mosso la pittura di Rembrandt, in cui c'è movimento. Da questo punto di vista sembra che Hopper blocchi la questione, la ferme. Soltanto che a me sembra che ciò che blocca, dipinge o fotografa Hopper, sia esattamente questa mancanza e questa attesa. È come se lui riuscisse a bloccare il movimento tipicamente umano. Non so se riesco su questo a essere chiaro. È come se riuscisse a fermare, è un dipinto, è come se riuscisse a fermare senza bloccare, ma anzi cogliendo il movimento, ma il movimento che non è il movimento spaziale, ma il movimento umano, non so se su questo sono chiaro, non è il movimento dei corpi nello spazio, ma il movimento dell'umano, è l'umano in quanto appunto non riducibile ad un qui. È come se lui riuscisse, mi sembra, a far emergere il qui e là. Non è così difficile come io la sto rendendo. Riuscisse a mostrare il qui e là. Cioè, ripeto, un movimento che non è un movimento di corpi, non è un movimento spaziale, ma un movimento umano. Verrebbe da dire, anche se la parola ha creato tante ambiguità, che è il movimento metafisico. Ma metafisico io lo intendo nel senso dell'umano, io almeno intendo la parola metafisica sempre in relazione all'umano. È l'umano che è metafisico, cioè che non è riducibile al movimento dei corpi, o meglio, in cui, per esempio, guardare non è riducibile al funzionamento di un organo, l'occhio. Lo sguardo umano non ha a che fare con l'occhio, o meglio, non è riducibile all'occhio. Ora, per arrivare al quadro, mi permetto di leggere questa, perché l'avevo scritta, poi a volte succede che uno rilegge e dice, però non è male, insomma, era per non dire, non mi sembra male quello che ho scritto qua. Allora, vediamo se riesco. La donna è al centro del quadro, è in silenzio. Anzi, verrebbe da dire che è quasi una personificazione stessa del silenzio. Ma non per questo è muta, altra distinzione fondamentale. Così come c'è una differenza fondamentale tra mancanza ed assenza, c'è una distinzione fondamentale tra silenzio e mutismo. L'esperienza religiosa da questo punto di vista è strepitosa. Il silenzio, che noi ritroviamo in quasi tutte le religioni, non è il luogo del mutismo, ma è un luogo dell'ascolto e del clamore. Il silenzio è un luogo del clamore. Questa donna è sì in silenzio, ma non mi sembra muta.
è la guarda verso lo spettatore. Ti guarda e si tende verso di te. Ti attende, dico, ho scritto qua, come se aspettasse un cenno prima di aprire le valigie, che non a caso sono due. Interessante. E una delle due valigie è la tua. Ed attende come un cenno prima di aprire la valigia. Dopo un certo viaggio, o prima di prendere le valigie per un altro viaggio. Ecco l'idea di un movimento che non è riducibile a quello fisico. Le valigie all'interno della stanza e l'autovettura all'esterno della stanza convergono così verso la donna seduta sul letto, che guardandoti rivela di essere in attesa di quella risposta che la farà finalmente mettere in moto. È seduta ma non bloccata, è in silenzio ma non è muta, è piuttosto in procinto di un agire che solo la tua risposta, cioè il tuo sguardo in quanto risposta, potrà in un certo senso autorizzare. Perché dico lo sguardo in quanto risposta? Ritorno alla cosa di prima. È la differenza che c'è tra il guardare e il vedere. Il vedere ha a che fare con la reazione a degli stimoli luminosi. Il guardare ha a che fare con la cura, con la risposta, e rispondere non è reagire. È sempre il solito gioco. Rispondere non è reagire. Il silenzio non è il mutismo. La mancanza non è l'assenza. E il movimento che qui viene, come dire, che qui viene fermato, ma non per neutralizzarlo, ma quanto per farlo emergere, quindi c'è del sufficiente appunto in questo caso ritrarre una donna silenziosa ma non muta, ferma ma non immobile, compiuta ma anche in attesa d'altro. Ma questo, essere compiuti ed essere in attesa d'altro, è la definizione per me dell'umano. Io quando devo dire in termini proprio banali, che cos'è l'uomo? Ma l'uomo è quel vivente che fa esperienza che c'è dell'altro. Il c'è dell'altro è l'umano. Poi magari quest'altro non esiste, ma questo non c'entra nulla. Compiuta, non è che ti manca qualcosa, un occhio, una mano, compiuta, ma in attesa. In altre parole, qui dicevo, viva, ma come può esserlo soltanto un essere umano. Il modo in cui l'essere umano è vivo non è il modo con cui, per esempio, il gatto è vivo, e il modo in cui l'umano esiste non è come l'esistere, per esempio, della lampada. Questo senso è interessante, non c'è bisogno. Realismo, ritorno, qui sto concludendo, ritorno all'inizio. Il grande artista non ha bisogno degli effetti speciali, perché basta una lampada, come in questo caso, delle valigie. Non ha bisogno di creare cose strane. Ha bisogno di rendere testimonianza, e questo è l'umano, alla cosa semplice, per esempio una lampada o le valigie. Ma nel momento, lo ripeto, che l'uomo con il suo sguardo illumina la realtà, qui mi permetto di citare un'osservazione geniale di Heidegger, il grande filosofo, quando dice il Dasein, l'uomo,
non è solo illuminato, come il sasso, per esempio, ma è lui stesso illuminazione. Fantastico. L'uomo è illuminazione. E io dico che cos'è questa luce dell'uomo? È il suo sguardo. Lo sguardo è la luce con cui l'uomo illumina il mondo, la realtà, ma nel momento in cui la realtà viene illuminata dallo sguardo dell'uomo, la realtà viene investita da un'attesa, cioè da una presenza che non può chiudersi in sé, che non riesce a chiudersi in sé. C'è dell'altro, è l'aperto. Ancora Heidegger? Ancora Heidegger? L'essenza dell'uomo è l'apertura. L'apertura, il c'è dell'altro, la finestra. La finestra. La macchina che attende. Qui tutto attende. Veramente notevole da questo punto di vista, perché dipingere, secondo me, riuscire a dipingere l'attesa è veramente solo del grande artista. È solo del grande artista. O anche dipingere un silenzio che non è mutismo, una mancanza che non è un'assenza. Ecco, mi sembra che in questo quadro questi elementi siano proprio molto chiari, neanche difficili da interpretare, mi sembra. Però ciò che vedo in questo quadro, forse in più che in altri, è questo sguardo di questa donna che ti tira dentro, che ti chiama e ti tira dentro, come se attendesse da te un'autorizzazione. Io, questo, insomma, mi sembra questo un punto interessante. Attende da te un'autorizzazione e ti coinvolge. Cioè, è impossibile quindi, da questo punto di vista, uno sguardo semplicemente, diciamo, da spettacolo, dall'esterno, no? Qui sei chiamato ad entrare un po' in questo hotel e quindi per uscire. Va bene. Più di così non riesco, cioè, non so se ho risposto alle vostre attese. Ecco, se qualcuno desidera, la chat da questo momento è aperta. Silvano, volevo farti una domanda su un tema che hai toccato, che credo che interessi anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e che fa parte un po' dell'inizio del tuo intervento, no? Perché in effetti si guarda sempre a Hooper come a un artista che esprime un suo io, se vuoi, una sua solitudine, una sua, come dire, quasi un malessere rispetto a un mondo in cui non si riconosce. Comunque, diciamo che si guarda sempre a Hooper come un pittore che esprime una soggettività, no? Invece tu all'inizio hai detto esattamente che il realismo è un processo completamente opposto, no? Quindi, secondo me, se approfondire quel punto lì, tra l'altro ti dico che Hooper viene incontro pienamente a quello che tu dici. Riteneva che la parola più nemica che lui avesse nel processo artistico fosse la parola ispirazione. Cioè, certo. Lui diceva: l'ispirazione è la parola da cui io mi devo guardare. No, ti ringrazio, Giuseppe. Io adesso non la voglio fare lunga, però voglio dire una cosa. Allora, l'atteggiamento, perché io non vorrei che venisse fuori quindi l'idea che il soggetto deve cancellarsi, non c'entra nulla e via dicendo. Attenzione. Allora, io dico, l'atteggiamento normale, quotidiano, che noi abbiamo nei confronti del mondo, delle cose, è l'atteggiamento legato all'uso. Perché dobbiamo negarlo? Io vado al supermercato per comprare le mele e compro le mele per fare la torta. È finita lì. Io illumino la mela a partire dai miei bisogni. Chiaro questo. Ma in questo modo è come se la mela, o
la donna, restasse come appunto bloccata all'interno del mio uso, che infatti pregiudica, il mio sguardo pregiudica. Per lasciar sì che la mela venga fuori in quanto mela o la valigia venga fuori in quanto valigia, è come se io dovessi fare un passo indietro. Cioè, ecco, questa è la cosa. Cioè l'uomo è capace, non sempre, anzi abbastanza raramente, di un avanzare che indietreggia, non in un'indifferenza, non so se è chiaro, in un avanzare che indietreggia. Non so se, Giuseppe, tu ti ricordi, o se qualcuno di voi si ricorda, Lisbon Story, scusatemi questo passaggio ma è molto utile, film di Wenders, in cui un regista diceva che lui aveva capito che ogni volta che registrava modificava la realtà e quindi per non modificarla aveva deciso di non riprenderla più. Si metteva la telecamera alle spalle e girava, perché dice: dove c'è umano c'è manipolazione. Allora, questa cosa è in parte vera, ma non è totalmente vera, perché l'uomo, che secondo me è l'artista, in modo particolare l'artista o l'uomo religioso, veramente religioso, è capace di un avanzare indietreggiando. Non so se riesco a, su questo punto, che è fondamentale. Non è semplicemente che tu ti devi annullare, anzi non devi annullarti perché devi avanzare, ma devi avanzare riuscendo appunto a indietreggiare. Questo sarebbe un po' lo sguardo, non so come dire, lo sguardo puro, non lo so come dire. Poi su questo c'è molto. Rispetto a tutta sta logica, è chiaro che quello che tu pensi, quello che tu vivi, è interessante, ma non tanto. Cioè non è questo il punto. A proposito dell'ispirazione, io mi ricordo una frase di Manzù, il grande scultore, che diceva che solo il dilettante lavora in base all'ispirazione, perché l'opera d'arte è il frutto del 5% di ispirazione e del 95% di traspirazione. Bellissimo. Cioè di lavoro, ma questo lavoro è anche un lavoro di indietreggiare, come dire, di lasciare che la cosa appaia in sé. Non so se su questo sono chiaro. Un altro esempio che faccio a lezione, poi non vi scoccio più con i miei esempi. Quando tu leggi Flaubert dice che scrivere, aprì la porta, è una cosa di una fatica enorme. E uno dice: ma cavolo, ma sei scemo? Cosa c'è bisogno di dire? Aprì la porta, dov'è la difficoltà? Scrivere aprì la porta. Ma se tu pensi ad Emma Bovary, la cosa emerge. Emma cosa fa della porta? La apre, la sbatte, la socchiude, la accosta? Questo è il problema dell'artista. Riuscire a capire come Emma chiude la porta. È pazzesco, eh? Pazzesco, difficilissimo. Un lavoro, ha ragione Flaubert, un lavoro. Penso che appunto nel caso del dipinto, riuscire a rendere l'attesa. Com'è che fai? Non è mica semplice. O riuscire a rendere un silenzio che non è mutismo. Come fai? Non so se ho risposto. Sì, grazie. E credo che questo tuo, l'idea di indietreggiare, si spieghi anche questa dimensione di attesa e di sospensione che si respira e si vede, si percepisce, si sperimenta davanti alle opere di Hopper, no? È la realizzazione di questo indietreggiare. È la realizzazione. L'artista realizza, questo è il grande punto, realizza questo. Ci sono però ancora alcuni dubbi nelle domande.
Sto cercando di riassumere naturalmente le tante tante domande che le mille persone presenti a questo incontro hanno cercato di scrivere. Vedo, insomma, non va giù questa idea del fatto che gli artisti non rivelino la loro interiorità. Lo so. Van Gogh, cioè le domande, riassumo, qualcuno cita Van Gogh, non è uno di quelli che si dice proprio che esprime la sua interiorità. Gli espressionisti non esprimono la loro interiorità, non si riesce a scindere l'arte dall'espressione dell'artista. Qualcuno cita Dante, altrimenti gli artisti sarebbero dei robot. Quindi forse su questo qualcosa in più ci può aiutare per capire meglio. No, certo, no, no, certo, se fossero dei robot, impedirebbero, ve leggevo prima, alla mela di Cézanne di venire fuori. Il robot impedisce alla mela di venire fuori. C'è bisogno di Cézanne per cogliere la mela che venga fuori in quanto mela. Quindi Cézanne è essenziale. Ma è essenziale in quanto fedeltà alla mela, non per dire quello che lui pensa o quello che lui sente. Ragazzi, per favore. Quello che tu senti, ma sì, è importante, ma per modo di dire. È la differenza che io faccio sempre tra parere, avere un parere e avere un pensiero. Avere un parere ce l'hanno tutti. Il problema è avere un pensiero, che non è avere un parere. Allora, e mi rendo conto, e certo, questa nostra dimensione romantico-narcisistica, uno dice, ma come, l'opera è mia, la firmo. Sono io, è lì che mi esprimo. Io penso di no a livelli, diciamo, balti, proprio per questo gioco tra l'indetreggiare. È formidabile una roba che diceva Mozart, vabbè, ma Mozart è un altro fuori di testa. E Mozart diceva che per lui non era complicato comporre una sinfonia, perché la sinfonia gli veniva subito tutto in testa. Poi il problema era di trascriverla. E lui diceva, e lì faccio fatica. Ma in questo gioco non c'era niente come dire, beh, certo, adesso capitemi bene, non c'era niente del dire io esprimo quello. No, io esprimo quello che mi è arrivato. È la figura del demone nell'arte, tantissima cosa su questo punto. Io mi rendo conto che questo è un punto delicato. Però... gli artisti dicono così, Molti artisti dicono così. Quando la Yourcenar, scusate questi esempi, quando la Yourcenar scrive Memorie di Adriano, che è impossibile scrivere le memorie di un altro, non so se è chiaro, posso scrivere la biografia di un altro, non le memorie di un altro, e lei continuava a dire come sono volgari quelli che dicono che le memorie di Adriano sono le memorie della Yourcenar. Bellissimo. Tutto il lavoro che fa la Yourcenar è di lasciare spazio ad Adriano, al modo come Adriano camminava, al modo come mangiava, come faceva sesso. Bellissimo. Un uomo vissuto prima del cristianesimo, bla 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 bla. Tutto il problema della Yourcenar, dell'artista, non è dire quello che pensa lei, è di dare spazio ad Adriano, le memorie di Adriano. Certo, qui sarebbe facile dire, vabbè, ma non le ha scritte Adriano, le ha scritte la Yourcenar. E appunto, è la nostra questione. Ma la Yourcenar ha dovuto fare un passo indietro per lasciar parlare Adriano. Non so, mi sembra che questo esempio sia chiarificante. Ha dovuto fare un passo indietro come opera per lasciare che quella donna emergesse. Allora, cerco ancora di riassumere. Il tema dell'attesa è una domanda, è un punto su cui ci sono tantissime domande declinate con tantissime sfumature. Provo a radunarne un po'. Innanzitutto chiedono se può ancora spiegare bene questa differenza che lei ha ci ha ben illustrato tra assenza e mancanza. E poi ancora, perché spesso sono le donne in opere in attesa, qualche volta gli uomini, ma perché di solito sono le donne? E ancora, e Hopper quindi di che cosa era in attesa?
Allora, io qui faccio in fretta a risolvere la questione di che cosa dicendo boh. Boh. Attesa di che cosa? Ma questo è il punto della mancanza. Mentre nell'assenza, io so che per esempio adesso ho sete, nella mancanza è mancanza di che cosa? Ma boh. Mi permetto di citare un'affermazione di Lacan, lo psicanalista, un gigante, che dice: il desiderio dell'uomo, questa mancanza, è desiderio di niente di nominabile. Non di niente, ma di niente di nominabile. Boh! C'è dell'altro. Che cosa? Boh! Dobbiamo stare all'altezza di questo boh, di questo non sapere. L'umano è all'altezza di questo non sapere. Socrate l'aveva colto subito. Eppure questo non sapere, come nel caso del suddito del racconto di Kafka, che non sa che cosa arriva, ma sta alla finestra ad attendere. Formidabile questione. Dà vita ai suoi fantasmi. Boh! Poi è chiaro che l'uomo ha dato dei nomi, perché è chiaro, il desiderio dell'uomo è desiderio di niente di nominabile. Allora l'uomo cosa fa? Tenta di nominare l'innominabile, è chiaro. E ha dato dei nomi strani, felicità. Poi tu vai a chiedere che cos'è la felicità e tu cosa dici? Boh! Eppure dice, diciamo l'altro nome, Dio, no? Il desiderio dell'uomo è desiderio di Dio. E cioè? E tu dici, orta vacca, non so bene. Non so bene. Ma è interessante questo, perché questa è una struttura antropologica. È mancanza di niente di nominabile. È formidabile rispetto a una società come la nostra, che invece tenta di colmare la mancanza con il cellulare. Ma per fare questo deve tradire la mancanza e tradurla in assenza. Non so il giochetto, eh? Deve tradire la mancanza e tradurla in assenza. E la pubblicità è ciò che dice: tu non sai di che cosa manchi, te lo dico io. Della cellulare, della Ferrari e via dicendo. Formidabile gioco, eh? Siamo dentro tutti a questa roba. Ecco, cosa attende Hopper? Non lo so, non mi interessa neanche. Ciò che trovo sorprendente è che lui abbia dipinto l'attesa. E in questo, come ogni vero artista, ha reso testimonianza all'umano. Non lo ha tradito, non ha tradito l'umano, gli ha reso testimonianza, come forse tutti i grandi artisti. Grande tradimento non è nei confronti di Dio o della verità, della giustizia, il grande tradimento nei confronti dell'umano. Ciò che circola in TV, tra di noi, dicendo, sono visioni caricaturali dell'umano. Il grande artista rende testimonianza all'umano, mi sembra. Hopper rende testimonianza all'attesa, alla mancanza, che vuol dire l'attesa, come struttura, dipinge l'attesa, che è una roba, è come le memorie di Adriano. Non so, a livello della scrittura, le memorie di Adriano indicano un impossibile come dipingere l'attesa. Non so se è chiaro. Però per fortuna c'è stato l'Arrivo Senare e c'è stato Hopper, che hanno reso in qualche modo possibile l'impossibile. Lo hanno realizzato, come diceva Giuseppe, con l'espressione perfetta. C'è un ascoltatore che mi sembra che sottolinei in maniera molto precisa quello che stai dicendo. Cioè, l'artista sei tale, rivela me a me stesso? Ma sì, certo. Rivela me a me. Sì, questa è buona come cosa, nel senso che il sapere che io ho su di me è quasi sempre menzognero. Il sapere che io ho su di me è quasi sempre menzognero. È il tema dell'ideologia, no? Cioè io ho un corpo brutto e allora dico che la bellezza vera è quella interiore. Ci siamo? Noi siamo tutti così. Siamo tutti così. Siamo
Io sono brutto e dico che la bellezza vera è quella interiore. Mento su me stesso. L'artista, come il vero uomo religioso, illumina con un fascio di verità l'umano e quindi rivela tutta la realtà e anche se stesso a se stesso, certo. È un'opera di svelamento, sì. Una domanda su quello che ha detto all'inizio. Ha parlato di follia negli artisti. Chi sono i matti allora? Perché diciamo che c'è questa follia negli artisti? Cioè perché quando tu vai sull'Everest o hai la bombola d'ossigeno oppure inizi a vedere allucinazioni, no? Cioè è tutto così. Perché il religioso non è uguale, quello vede il rovetto ardente, quello sente le voci. Il religioso, tutti che sentono le voci, no? Uno dice, ma vai dal medico se senti le voci. No, a quelle altezze lì, se non hai la bombola d'ossigeno, non ce la fai. Cioè, inizi a vedere robe che non ci sono. Questa immagine è bellissima, non l'avevo mai usata. Questo dell'Everest? Sì, gli artisti non l'avevo mai sentita usare, bellissimo. Così. Quindi cioè, o tu scendi ogni tanto o ti porti la bombola e bisognerebbe capire cos'è sta bombola d'ossigeno, insomma, se no non ce la si fa. Quindi da questo punto di vista, ma scusate, posso leggere un'altra roba? Sì. Perché cavolo, ma queste robe qui sono meravigliose, è sempre Rocco, perché non le dico io, cioè io traduco, ma questi qui lo dicono loro. Sembra che il ruolo dell'artista sia quello di indagare, di incitare, rischiando la distruzione, che è il prezzo da pagare per aver violato una terra proibita. Pochi sfuggirono all'annientamento e tornarono indietro per raccontare quanto accaduto. Ma non è meraviglioso? L'artista è quello che va in una terra proibita e rischia la distruzione, l'Everest. Pochi tornarono indietro a raccontare quello che è accaduto. È così. Appunto, opere è tornato indietro, per fortuna. E mi sembra una frase meravigliosa che va applicata anche a Van Gogh, no? Perché poi Van Gogh è sorgivo di tanti equivoci, no? Perché Van Gogh è veramente l'artista che si inoltra in terre proibite, no? Lui parla dell'alta nota gialla, lui cerca nella sua vita l'alta nota gialla, ma la nota gialla è una nota in cui ci si rischia di bruciare, no? Quindi non si muove su un suo malessere, ma si muove perché è attratto da qualcosa che lo sta risucchiando, lo sta chiamando, che è un modo di dare forma a quel boh che dicevi, no? Quindi non è semplicemente, ed è, alla fine poi esprime una dimensione gloriosa del creato, non una dimensione di malessere del creato. Assolutamente. Il sole di Van Gogh è un sole gigantesco che scalda il mondo, non è un sole che lo brucia, no? Ma qui tu sai, non so se... Antonin Artaud, a proposito, ti ringrazio di questo perché questo spiega definitivamente il concetto di realismo. Antonino Artaud, questo matto che sta 9 anni chiuso in manicomio, esce, sta andando a casa e incontra una mostra di Van Gogh, entra e impazzisce, no? L'ha aperto, è chiuso 9 anni, va lì, scrive questo racconto e dice così questo libro dice così. Ecco, se solo questo riesco a dirlo, io sono contento stasera. Dice che prima di Van Gogh il girasole vero era quello nel campo. Dopo Van Gogh il girasole del campo è una copia di quello dipinto. Questo è il realismo dell'arte. Questo è. Il girasole nel campo è una copia. Quindi inverte tutto il tema della mimesis, no? Della tradizione, l'arte come mimesis, no, l'arte è l'inveramento, la vera arte, non la mimesis. E il girasole nel campo che noi guardiamo solo perché è giallo, perché fa l'olio di girasole, invece Van Gogh lo coglie nella sua verità. Oh, questo è interessantissimo. L'esempio di Van Gogh che hai fatto, Giuseppe, è perfetto.
Ci sono domande anche su tutto il tema della luce, queste luci a trapezio, come abbiamo visto anche nella chiacchierata con padre dall'asta, e come mai queste finestre sono sempre tagliate? È una domanda più legata anche alle vicende biografiche, forse Giuseppe ne avevi parlato nella prima lezione, sul rapporto con la moglie. La modella è spesso la moglie con cui aveva questo rapporto conflittuale, chiedono anche questo di, se è possibile, approfondire. Diciamo che il tema delle donne, che ho visto che ci sono tante domande che arrivano su Sì. questo, è un tema interessante, però va visto nel senso che effettivamente, poi siamo uomini, no? Quindi Hopper aveva una grandissima sensibilità verso il femminile, no? E aveva questa moglie che lo sorvegliava in maniera ferrea, quasi militare, no? Quindi non è, a volte era la moglie che posava, molte altre volte era in realtà delle modelle. In questo diario, in questo libro di bordo che la moglie fa, questo libro mastro, spesso è indicato il nome della modella, no? Come a dire io so tutto, so chi è questa qua, quindi non è che mio marito sta facendo male senza che io me ne accorga, quindi c'è una sorveglianza totale. Però è anche vero che l'elemento femminile è l'elemento che interessa, che accende l'attenzione e la sensibilità di Hopper, quindi lui non lo rinnega. E questo spiega perché sono molto più le donne che non gli uomini i soggetti dei suoi quadri, e soprattutto i soggetti dei suoi quadri che veramente spaccano, no? Tipo Summertime, come quello di oggi, no? Quindi che veramente aprono orizzonti, no? Sto vedendo, le domande sono ancora tanto, sto cercando di sintetizzare. Alcune sono difficilissime, professore, fa riferimento a filosofi, cioè direi che, direi che Possiamo questa evitare, sera data gli l'ora. spunti. Ci sono delle, come sempre anche nelle volte precedenti, il nostro pubblico molto attento e che ha negli occhi anche tante opere d'arte. Fanno domande anche sulla simbologia dei colori, sulla luce di Piero della Francesca, ne abbiamo già accennato le volte scorse, oppure con insistenza vedo più volte sulla Venere di Urbino, per questa solitudine, per questo isolamento, ecco, non solitudine, per questo isolamento, ma anche in Tiziano c'è questo afflato, questo inizio di movimento, non è una figura completamente statica. No, devo dire, io non ho le competenze tali da riuscire a rispondere a queste domande, cioè veramente non ho nessun sapere sulla storia dell'arte, devo dire. Ripeto qual è stato però il problema. Per esempio, anche in Hopper non ci sono quasi mai le folle, sono sempre figure singole. Ma queste figure singole però non sono isolate, qui ritorna sempre il gioco, cioè sono lì. Ma in qualche modo, appunto, quella ti guarda, no? Ti richiama, quello guarda la finestra, sta aspettando. C'è sempre questa, io non riesco a dirlo meglio, questo c'è dell'altro. C'è dell'altro. È come se lui fosse riuscito a dipingere questa attesa, questa mancanza e questo c'è dell'altro, magari semplicemente facendo guardare fuori, Oppure facendoti guardare e tu dici. La donna che abbiamo commentato ti guarda e tu dici adesso cosa devo fare? No? Dimmi un po' cosa faccio, dove andiamo? Ecco, io penso che sia questo, penso che sia questo in ogni grande artista, però, perché poi i temi sono un po' sempre gli stessi, non è che, però non ho una competenza tale per cui riesco a commentare la Venere di Urbino, via dicendo. Però il punto mi sembra quello, il punto importante è quello, no? È quello che Wenders, che è un regista che hai citato, che amava moltissimo Hopper, ha dedicato anche dei corti a Hopper, diceva che ogni quadro di Hopper è l'inizio di una storia, no? Per quello si spiega anche perché interessa tanto i registi, no? Perché comincia tutto da lì, capito? Sì, Comincia tutto da lì, è tutto davanti, no? certamente. Tutto deve accadere, no? Tutto, esatto. Bene, oltre ai veramente alle centinaia di complimenti, mi sembra che anche tra i complimenti ci sia un commento che
che spesso ricorre, cioè un ringraziamento per averci aperto la mente, per averci lanciato, io direi anche delle sfide interessanti, non solo su Hopper, ma molto di più lei ha fatto con noi questa sera. Come dicevo, io mi permetto di citare lei stesso nel testo, qualcuno sta chiedendo tra l'altro il libro che è stato citato all'inizio. È un libro non in commercio, ma che è sfogliabile sul sito della casa editrice concreo.eu. Lì potete andare e lo potete sfogliare, se non altro e rileggere. E nel testo della professora Petrosino, lo rileggevo proprio oggi, prima di questo incontro, c'è una frase che a me ha colpito tantissimo, appunto dove lei descrive Hopper come questo artista che dà testimonianza a quella misteriosa eccedenza dell'esistenza che si impone in ogni esistente. Io credo che sia proprio questo il punto dell'umano, di essere sempre tesi verso questa misteriosa eccedenza, qualcosa che davvero va oltre. Come ha detto, anche nel momento che ha citato Peppe, l'artista ha questa capacità, cioè di imparare, di farci guardare la realtà in un modo ancora più profondo e più vero di come noi saremmo capaci di fare e di guardare noi stessi come parte della realtà. Se posso dire, insomma, quello che mi sembra Sì, ma questo è molto assolutamente centrale. Poi non volevo assolutamente chiudere il dibattito, ma questo a me era il molto concetto di realismo, questo è veramente il concetto di realismo, che non è la realtà brutta, evidentemente, no? Appunto la persona che faceva l'esempio, leggevo delle mele di Cézanne, è questo, o appunto del girasole di Van Gogh. Volevo dire che sono molto grato a Petrosino perché io amo moltissimo gli artisti e oggi ha detto una cosa che è veramente bella sugli artisti, cioè che bisogna essere grati agli artisti perché gli artisti si prendono dei rischi, perché vanno in terre proibite e tornano indietro. E andare in terre proibite non è scontato, cioè infatti se si leggono anche le poche cose che Hopper scrive di se stesso, si documenta sempre la fatica. Io ho fatto vedere all'inizio di lui davanti alla tela bianca, ma mettersi davanti a, non, è un'avventura, una fatica, è un rischio che si prende, capito? No? È un rischio e non ce ne si rende conto. Ce ne si rende conto quando tornano, perché ci regalano queste forme, no? Ci regalano queste forme che poi sono come dire, delle testimonianze di quello che c'è oltre, no?